Fondazione Zoe Zambon Open Education ospita a Vicenza Gianluigi Mancardi, presidente della Società Italiana di Neurologia. Professore, perché organizzare una settimana del cervello? Perché c'è bisogno di consapevolezza dei problemi del sistema nervoso centrale, quindi una settimana dedicata all'informazione al pubblico di come è la situazione delle malattie del sistema nervoso, che cosa possiamo fare soprattutto per prevenirle e soprattutto per curarle del tempo. Quali sono le malattie del sistema nervoso centrale? Ne abbiamo tante, ma certamente le più frequenti sono il decadimento mentale, quindi la demenza nei casi gravi, le malattie cerebrovascolari, cefalea, che non è un disturbo, ma in alcuni casi può essere molto, molto invalidante. Pensiamo per esempio all'emicrania cronica, può essere un disturbo invalidante, l'epilessia, la sclerosi multipla, i disturbi del sonno, le malattie neuromuscolari come le polineuropatie, le malattie dei muscoli, quindi ne abbiamo tante di malattie. Oggi ci ha detto che è comunque possibile fare qualcosa per prevenirle, che cosa? Sì, noi possiamo fare molto per prevenirle, per esempio possiamo fare una prevenzione delle malattie cerebrovascolari curando per esempio la pressione alta, facendo una terapia anticoagulante nelle persone che hanno una fibrillazione atriale, possiamo prevenire il decadimento mentale migliorando la riserva cognitiva facendo attività sportiva, possiamo utilizzare una dieta, la dieta mediterranea, insomma abbiamo tutta una serie di armi che possono prevenire, per esempio il prevenire le malattie cerebrovascolari, fare una dieta, valorizzare la riserva cognitiva, ridurre il fumo, può prevenire le problematiche cerebrovascolari degenerative almeno del 20-30%. La dieta mimma digiuno è una moda o ha realmente un effetto antinfiammatorio? Nell'animale ha dato dei risultati molto interessanti, peraltro questi risultati sono pubblicati su riviste ottime. Sull'uomo ci si sta andando in questo momento, sia nella sclerosi multipla, c'è un trial che dovrebbe partire a breve, sia anche in malattie degenerative. Quindi non c'è dubbio che è un approccio antinfiammatorio, perché questo non è proprio una dieta, ma ha un effetto antinfiammatorio che sull'animale ha dato dei risultati interessanti. Ed è per questo che i ricercatori hanno detto: ma andiamo a vedere se sull'uomo c'è anche qualche risultato, ma non lo sappiamo ancora. Quindi prima di farla è consigliabile, come dire, aspettare i risultati dei trial in corso. 20 anni fa non c'erano praticamente cure per le malattie neurodegenerative, oggi qualche possibilità di cura c'è, in quali casi? Abbiamo possibilità di cure eccezionali, per esempio nell'ictus, abbiamo possibilità di sciogliere il trombo o di levarlo addirittura. Nella sclerosi multipla abbiamo 20 terapie diverse che prima non c'erano, siamo in grado di curare alcuni disturbi del sonno che prima non eravamo in grado di curare, l'epilessia la guariamo nel 75-80% dei casi, sulle demenze siamo vicini ad avere le prime terapie. Nel 2020-2021 è probabile che avremo le prime terapie, per esempio per il decadimento mentale.